Avevo incominciato dunque un percorso di lenta evoluzione personale quando, nella mia nuova dimora campestre, giunse a trovarmi, inviato da non so chi, uno strano individuo che si faceva chiamare l'educatore. Piacere, sono Jean-Jacques, l'educatore. Era uno scienziato naturalista che si riproponeva di insegnarmi le buone maniere e i modi del vivere civile. E tu chi sei, selvaggio? Io sono... Ho capito, ho capito. Non ricordi più il tuo nome. Da oggi in poi ti chiamerai... Emile. Emile? Emile? Non mi piace. Vediamo come reagisci agli motti della ragione. Ah! Le motte! È troppo difficile pensare nobilmente quando si pensa soltanto a guadagnarsi da vivere. Senti questo. Ascolta e impara. Lavorare è dovere imprescindibile per l'uomo sociale, poiché ricco o povero, potente o debole, ogni cittadino ozioso è soltanto un briccone. D'accordo, d'accordo. Grande e bello spettacolo veder l'uomo uscir quasi dal nulla per mezzo dei suoi propri sforzi, disperdere con i lumi della ragione le tenebre in cui la natura l'aveva avviluppato. Va bene. D'accordo, d'accordo. Scegli la via opposta alle usanze e farai quasi sempre bene. L'uomo è nato libero, ma dovunque è in catene. Popoli, una volta avvezzi ad avere padroni, non sono più in grado di farne a meno. E senti l'ultima. Il primo uomo che ha recintato un pezzo di terra, dicendo, è mia, e che ha trovato gente tanto semplice da credergli, è stato il vero fondatore della società civile. Io sono Emi! Era cominciata la mia scuola di civiltà. Così, da quel giorno, il mio nuovo nome fu Emilio. Anche perché il commendator Filippi non sapevo più chi fosse. Ma no, ma devi trovare una presa! Aspetta! Ma l'hai pagata questa? È una bolletta. Nella civiltà è così che funziona.
Sì, le bollette ti cercano sempre. Sono la sola cosa che mai potrà dimenticarsi di te. Ti vogliono bene più della mamma. E questa è la presa? A me mi pare l'altra, una presa per il culo.